Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la risposta che diciamo ha dato una conferma a quelli che sono i dubbi etici e morali riguardo queste azioni, perché se può essere giustificabile da un lato, anche se questo aspetto può far suscitare dei dubbi, però può essere comprensibile ospitare una stampa estera, magari di una rivista dedicata per promuovere e far conoscere le bellezze e i valori della nostra regione, che per carità nessuno nega, può essere una strategia di marketing che fa sortire qualche dubbio, ma comprensibile. Non lo è altrettanto quando ci troviamo, a seguito di un accesso agli atti, dei servizi all'interno dei TG che dovrebbero fare informazione e non messaggi promozionali, dove vengono pagati appunto vitto, alloggio e qualsiasi richiesta, compreso ad esempio, tornando alla stampa estera, trattamenti di bellezza e massaggi a 6 giornaliste russe. Non vedo cosa ci sia di tanto promozionale nel pagare i trattamenti di bellezza a queste giornaliste, così come non riusciamo a capire per quale motivo si debbano ospitare dirigenti RAI, direttori di uffici, staff del direttore generale della RAI, dirigenti già lautamente pagati, sono su tutti i giornali oggi gli stipendi di questi dirigenti, per fare che cosa? Non si sa. Oltretutto soldi pubblici spesi per persone già pagate dal canone di tutti i cittadini, quindi pagati due volte dal pubblico, soggiorni qui in regione, soprattutto in Riviera da noi. Ora ci chiediamo come un'informazione possa essere libera e indipendente, già siamo al 77° posto all'interno della classifica mondiale per quanto riguarda la libertà di stampa, non ci stupiamo se i meccanismi sono questi, perché mi chiedo ad esempio per quanto riguarda la mia Rimini, un servizio che sia della televisione pubblica nazionale pagato non il servizio ma comunque il soggiorno, il vitto, l'alloggio, ogni qualsiasi desiderio del giornalista, venga pagato dalla regione, oppure addirittura 4.800 euro pagati per il noleggio dell'attrezzatura Mediaset. Non credo che Silvio, padre o figlio che sia, non abbia 4.800 euro come editore per poter mandare i propri giornalisti a fare dei servizi al telegiornale per quanto riguarda la situazione della Riviera Romagnola. E mi chiedo a quel punto, quando un giornalista dovrebbe venire a fare cronaca e raccontare ad esempio della Notte Rosa, se quel giornalista, sapendo che la Regione Emilia-Romagna gli ha pagato vitto alloggio, una sorta, diciamo così, di vacanza lavoro, come potrà dire magari che quello stesso giorno ci sono gli scarichi in mare aperti e che quindi la balneazione è vietata, perché questa è informazione. Gli altri sono messaggi promozionali e si dovrebbe avere la correttezza e l'etica di dire che quelli sono messaggi pagati, perché quelle non sono recensioni di TripAdvisor, ma sono messaggi promozionali, non servizi dei telegiornali. Poi qualcuno addirittura sul giornale, sul Fatto Quotidiano, oggi farnetica, diciamo così, ogni riferimento è puramente casuale, negando addirittura che gli sia stato pagato il soggiorno a Rimini, Rimini Cesenatico, comunque in Riviera da noi, quando invece l'accesso agli atti che abbiamo fatto riporta nomi e cognomi anche di persone di rilievo, tra cui appunto dirigenti RAI o addirittura presidente dell'Ordine dei giornalisti della Regione Emilia-Romagna. Concludo dicendo che, citando invece il presidente dell'Ordine Nazionale dei giornalisti, che proprio questa mattina ha scritto: ospitalità o corruzione? Farsi pagare i conti di hotel e ristoranti per scrivere su Riviera R Tourism può costare un procedimento disciplinare. Subito dopo posta: li chiamano educational, io ti ospito e tu, giornalista, come potrai scrivere la verità se è negativa? Dobbiamo fare dei re-educational. Non possiamo che trovarci d'accordo.